tentato di sto tentando di dimostrare che comunque non bisogna abbassare la testa nella vita solo perché il nemico è più forte di te o molto più forte di te, come in questo caso. Ma bisogna portare avanti le proprie idee e credo che se si è nel giusto e se si ha ragione dalla propria parte, anche in questo paese che attualmente non brilla, diciamo, da nessun punto di vista, si possano ottenere dei risultati. Il mio consiglio per i giovani della mia età e per i bancari, ad esempio, è di denunciare quello che accade di illecito, di irregolare nel proprio ambiente di lavoro, sapendo ovviamente che se denunciano devono poi portare avanti la loro battaglia e scontrarsi con un nemico che certamente non è un nemico semplice e che appoggi un po' dovunque, in tutti i settori. Penso che il nostro dovere sia di non lasciare nelle generazioni che verranno un'Italia in cui la mafia, l'ingiustizia, la disonestà, gli scandali, il riciclaggio, l'evasione fiscale, la faccia da padrone. Credo che non sia un'Italia io vorrei che mio figlio, diciamo, in cui mio figlio vivesse.